Il ciclista sammaritano è il titolo di un video divulgato in rete da alcuni appassionati di ciclismo che denunciano a Santa Maria Capua Vetere delle piste ciclabili piene di ostacoli e senza alcuna sicurezza. Ce ne parla Marco Petriccione. Sentiamo. Questo è quello che si vede a Santa Maria sulla pista ciclabile. Queste le prime parole del video Il ciclista sammaritano, segnalato nei giorni scorsi alla nostra redazione. Osservando la condizione delle piste ciclabili presenti lungo le strade di Santa Maria Capua Vetere, non abbiamo potuto far altro che diffondere le immagini di questa sorta di cortometraggio realizzato da Donato Trepiccione ed Andrea Santillo e divulgato in rete da Fabio Brandi, un ciclista sammaritano. Man mano che scorrono, le immagini palesano una situazione ai limiti dell'assurdo, con numerose auto che vietano il passaggio ai cittadini sulle due ruote, che per continuare la loro attività sono costretti a superare gli ostacoli, non senza difficoltà. Non solo automobili parcheggiate, ma moto, insegne pubblicitarie, bancarelle, veri e propri negozi, fruttivendoli e i più classici rifiuti, per non parlare di bar e quant'altro. Si tratta di luoghi che in prevalenza dovrebbero essere frequentati da bambini ed appassionati. La responsabilità degli addetti ai lavori è elevata. Il comune, il neoeletto sindaco Biagio Di Muro e la polizia municipale hanno ora il dovere di intervenire e risolvere una reale mancanza di sicurezza, oltre che un diffuso malcostume. Non è consentito che una zona riservata, come è la pista ciclabile, diventi teatro di veri e propri abusi del codice della strada e non solo. Lo scopo di questo servizio, pertanto, è rendere noto il disagio di tanti che, pur di praticare un'attività sana come il ciclismo, sono costretti a simili avventure. Questo nella speranza che presto si risolva qualcosa. Se così non fosse, lo segnaleremo ancora. Un giorno